Nel Vangelo di oggi possiamo ammirare una libertà interiore di Gesù davvero sorprendente, al termine di quello che l'Evangelista Marco racconta come primo giorno del suo ministero pubblico in Galilea. Dopo aver guarito la suocera di Pietro e tanti malati e indemoniati presenti a Cafarnao, Gesù si alza presto dal sonno, quando è ancora buio, per andare in un luogo deserto dove potersi raccogliere in preghiera. I discepoli al risveglio si mettono sulle sue tracce, forse perplessi per una simile ritirata strategica proprio dopo aver riscosso un grande successo la sera prima attraverso numerose guarigioni del corpo e dello spirito. L'esclamazione dei discepoli la conosciamo bene, perché rappresenta un criterio con cui anche noi spesso ragioniamo e prendiamo le decisioni. Quando tutti ci cercano, è necessario renderci disponibili e metterci a servizio prontamente. Questo è un po' quello che tutti pensiamo. Al contrario, sembra che la preghiera notturna abbia convinto il cuore del Signore Gesù del parere opposto. Proprio quando tutti ci cercano è necessario anche saper deludere questa aspettativa in vista di un bene più grande. Gesù ha compreso che il diritto di riposarsi o di godere un po' del successo ottenuto potrebbe facilmente trasformarsi nella tentazione di acquistare potere sulla vita degli altri. È proprio a questa tentazione che sembra saper sfuggire anche l'anziano sacerdote Eli, chiamato ad accompagnare la crescita del giovane Samuele. Questo giovane di cui parla la prima lettura non aveva ancora conosciuto la parola del Signore. Per questo ogni volta che si sente chiamato per nome non può che precipitarsi da Eli, che è l'unica paternità per lui finora nota. La grande libertà interiore di Eli consiste nel comprendere, non subito a dir la verità, che in realtà è un altro, cioè il Signore Dio, che si sta manifestando nella vita di quel giovane che è stato affidato alla sua custodia. Allora Eli decide di consegnare Samuele serenamente al suo destino, lasciandolo libero di crescere e di diventare se stesso davanti allo sguardo di Dio. La parola del Signore viene per toccare e guarire la nostra vita, ma non viene mai per fare da padrona alla nostra libertà. Saper andare e condurre altrove è la grande strada che tutti siamo chiamati a percorrere, per imparare a diventare figli e fratelli davanti all'unica paternità di Dio, che si manifesta continuamente nella storia e negli eventi.